Amici degli animali, mi trovo a Milano in Viale Certosa per questa nuova apertura del Maxi Zoo. Dottor Tuno, qui veramente un nuovo centro Maxi Zoo mancava. Direi proprio di sì, è una nuova logica di punti vendita, oltre 800 metri quadrati di negozio, e la grande novità per Milano e i milanesi è il Dog Camp, oltre 150 metri quadrati di area dedicata ai nostri amici a quattro zampe che tutti i giorni potranno venire a sgambettare con i loro proprietari. Siamo all'interno di un'area dove qua succederà qualcosa, Eh sì, questo è un dog camp. Adesso lo vedete allestito come aula, come sala per fare la conferenza stampa, ma in verità è un dog camp e sarà a disposizione di tutti i clienti Maxi Zoo. Sarà gestito da noi, dalla società Pepro, e tutti coloro che verranno qua potranno utilizzare gratuitamente questo dog camp. Noi metteremo a disposizione durante il giorno un presidio, tutti i giorni, dove ci saranno educatori con diverse specializzazioni per dare informazioni a tutti coloro che hanno bisogno di capire un pochino come gestire meglio il loro cane. Partiamo subito bene, io mi metto in punta, posso Hai stare... Hai paura? Cosa è successo? Sono in punta, no, perché tutti e due alti, insomma. Pet Talent Show, domenica sarà una giornata alla grande, insomma. Un vero talent, però fatto dagli animali. Sto veramente in punta, cioè adesso scendo, sì. Posso scendere perché... Puoi scendere, guarda, tanto era uguale la situazione, quindi comunque è molto bello. Performance davvero spettacolari, non agility ma una cosa completamente diversa, ballo, canto, imitazioni, quindi grandi sorprese. Parteciperai anche tu oppure? Partecipo anch'io, volevo iscrivermi al concorso, però hanno detto no, non va bene perché non hai abbastanza i peli, eccetera eccetera, essendo abbastanza glabro, quindi mi ha detto vabbè, allora fai compagnia alla Cristina. Dico va bene, allora sto con Cristina. Ci sono già delle anteprime, qualcosa? Io ho visto un filmato dove c'è un cane che fa moonwalk e devo dire la verità, sono rimasto sbalordito perché lo fa meglio di tanti che partecipano ai talent, quindi spettacolare. Stavi dicendo meglio di me? No, io proprio a ballare faccio pietà, quindi qualunque cosa che si muove più a ritmo e più a tempo di me. Ma lo farò ballare, tranquillo. Domenica vedremo anche uno spettacolo di Giacobazzi mentre balla. E poi ci sarà addirittura un cane che farà le pulizie, quindi aiuterà a fare le pulizie in casa. Cioè, ci rendiamo conto, donne, mi raccomando, questo può essere molto utile. Qui tutti domenica, mi raccomando, perché è importante, o no? Eh sì, e poi mettiamo un allevamento per quelli che fanno le pulizie. Eh no?